Amici di Sportale, ben ritrovati, quanta allegria, siamo qui presso la pesistica Capurso con Marco Cutillo e Gesa Subasci, era doveroso fargli visita. Ciao ragazzi innanzitutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Si diverte sempre Gesa. Allora, dicevo, era doveroso far visita soprattutto dopo i recenti risultati alle finali dei campionati italiani Under 17. Dove questo ragazzo ha conquistato l'ennesimo podio, un bronzo, scusa, un terzo posto. Ovviamente il tecnico non è molto contento perché attribuisce tutto a una piccola defiance tecnica, di concentrazione. A noi non interessa perché noi siamo pugliesi, tifiamo per lo Sport Pugliese ed è un importantissimo risultato. Complimenti, Cesar. Io cercherò nel corso di questa puntata di far scorrere delle riprese perché lo ammetto, io sono ormai preso dalla vostra disciplina sportiva, ho seguito le dirette, Marco mi ha dato gli input più o meno di quando stavo andando in pedana a Gesa, quindi ho fatto il tifo come sempre, però questa volta l'ho vissuto davvero con l'adrenalina, con la pelle d'oca. Faccio giusto qualche domanda a Marco e poi ti passo subito la parola. Va bene. Okay. Oh, Marco, una tua sensazione dopo questo appuntamento importante? Vi riconfermate comunque ai vertici della classifica a livello societario nazionale? Penso che sia una grandissima soddisfazione quella di avere riconfermato il vostro ruolo a livello regionale e nazionale. Sì, è stata una trasferta positiva. Avevamo due atleti qualificati, Gesard Subasci e Roberto Vavallo. Entrambi si sono ben comportati. Gesard ha avuto la possibilità di lottare fino all'ultimo era in ballo o la medaglia di bronzo o la medaglia d'argento. Mentre Roberto Vavallo, nella categoria 89 kg, bravissimo anche lui. Sì, è stato molto bravo, considerato anche che ha iniziato da pochi mesi a praticare pesistica. Quindi arrivare già quarto a una finale, poi quarto nella classifica nazionale, è comunque un risultato molto positivo. Gesar ha fatto una bellissima gara, anche secondo i commenti un pochino di chi era presente, è stata una sfida molto emozionante tra lui e l'atleta di Pordenone che poi è arrivato secondo. E hanno lottato entrambi fino all'ultimo alla pari, questa volta ha avuto la meglio il ragazzo di Pordenone, però posso essere comunque orgoglioso di Gesar, fino all'ultimo ha fatto tutto quello che doveva. Lo sbaglio fa parte del gioco, voglio dire, però non gli si può rimproverare nulla. Ma ci mancherebbe, siamo tutti molto orgogliosi. Sicuramente è stata una gara entusiasmante, combattuta, qui parliamo di spettacolo, perché questo è il messaggio che io cerco sempre di lanciare ai nostri amici. Vi perdete degli spettacoli, quindi siccome abbiamo una bella programmazione per il 2023 e noi la condivideremo tutti gli eventi sui nostri social, sulle nostre piattaforme, l'invito è semplice, venite a seguirle queste gare, tra l'altro non si paga il biglietto, è tutto gratuito e vi assicuro che vi divertirete, perché no, vi potete anche appassionare a questa disciplina sportiva. Allora Gesar, ovviamente prima scherzavo, sì, gli errori ci possono stare, hai combattuto, hai tenuto testa comunque al tuo avversario e posso giusto aprire una piccola parentesi, ho anche gradito molto quello che fai in genere sul podio, no? Che dopo la foto aggreghi tutti, abbracci e dici stasera la foto ce la dobbiamo fare tutti insieme perché siamo tutti protagonisti. Alla fine, i miei avversari sono sempre amici, sempre compagni di gara, non li vedo come nemici, nonostante magari uno può stare sopra di me perché è più forte, gli faccio merito, anzi una sfida con me stesso cerca di superare l'altro ragazzo e quindi stimo anche gli avversari perché mi spronano a migliorare sempre di più. Ecco, io sono un po' pignolo su questi aspetti, Marco, mi sono fissato su un atteggiamento di Gesa, cioè un modo di fare, è uno dei pochi, forse in due eravate, che salutano sempre i giudici, gli arbitri di gara. È sempre una forma di rispetto ed educazione. Non so se gliel'hai insegnata tu o fa parte proprio del suo modo di vivere la gara. No, sicuramente è un suo modo di fare. Devo dire che lui e anche Mir, l'altro ragazzo albanese, hanno questa attitudine a inchinarsi di fronte ai giudici, quindi probabilmente
è un qualcosa che loro hanno di naturale. Di solito ai ragazzi, quando sono piccoli che iniziano, spiego sempre che comunque bisogna sempre comportarsi con rispetto e nei confronti dei giudici e di tutto, cioè, tutto il sistema, anche in gara bisogna essere sempre educati. Poi c'è chi magari lo accentua di più e chi di meno. Ma non vorrei essere troppo puntiglioso, per me è un aspetto fondamentale, nel senso che io da spettatore lo apprezzo, però non vorrei fare una puntata sul saluto, perché comunque lo so, l'abbiamo detto più volte, sei un ragazzo molto educato, preparato. E comunque, tornando sull'aspetto agonistico, io ti ho visto comunque molto concentrato. Sì, quello sì. Come sempre. Diciamo che essendo l'ultima finale ho stretto i denti, mi sono concentrato al massimo su di me e su quello che facevo. Perché diciamo che un anno intero di lavoro ho voluto applicarlo completamente al massimo, tutti i limiti possibili, senza trascurare o tralasciare qualcosa. Ovviamente adesso ti prenderai 2 o 3 mesi di pausa per riposarti. E si ritorna in azione. 2 o 3 mesi bastano. Hai sentito quello che ti ha detto o no? 3 mesi di pausa, vabbè. Pausa. Non esiste la pausa in realtà. Esistono le ferie dopo gara. Penso che nel tempo video senza gara si allena comunque. Infatti il giorno dopo la gara, operativi. Vabbè, ovviamente scherziamo sempre, giusto per drammatizzare un po'. Loro lavoro bello duro in palestra. E cosa state preparando? Ovviamente adesso non ci sono eventi importanti a stretto giro. Ci state preparando per la prossima stagione? Le prossime gare sono a febbraio, se non ricordo male, del 2023. Quindi... Non sono tanto lontane. No, infatti, sono vicine, perché 2 mesi per il tempo per chi vuole costruire qualcosa di importante non è mai abbastanza. Bisogna cercare di sfruttarlo il più possibile, soprattutto insomma, per puntare a traguardi ancora più ambiziosi, visto che nel caso di Ghesa si tratta poi di gareggiare con gli under 20. Cioè passerai di categoria e quindi diventa un pochino più dura la sfida. Dato che farò 18 anni ad aprile, troverò anche 20 anni, under 20, quindi cambio categoria nella fascia d'età. Quando compi 18 anni? Il 3 aprile. Il 3 aprile, ok. Siete tutti invitati alla festa di Gesart. Tutti invitati. Poi condivideremo sui social dove la location. Mando la posizione. Okay. E anche ovviamente la lista dei regali, sì, perché quella è il mio. Quella. Diamo giusto un'anticipazione e andiamo in chiusura. C'è una grande novità sul territorio, ormai è pubblica come informazione, è in previsione la costruzione di un impianto, possiamo definirlo dedicato alla pesistica olimpica? Sì, l'obiettivo è quello, anche non solo l'obiettivo, ma anche lo scopo di base che sta dietro questo progetto è quello di creare una sede dedicata alla pesistica, allo Stenathlon e tutte le attività che sono la base della Federazione Italiana Pesistica. Fortunatamente si è trovata un'intesa tra il Comune di Capurso e la Federazione Italiana Pesistica, quindi a entrambi vanno i ringraziamenti per questa intesa che si è riusciti a trovare e ovviamente a sfruttare un'occasione che veniva fornita dal bando europeo di sviluppo. Penso sia stato anche fondamentale il ruolo e la visione che ha il sindaco Laricchia nei confronti dello sport del territorio. Quindi in un certo senso è un'attestazione di interesse nei confronti del movimento sportivo. Voi siete molto attivi e poi nell'ottica della visibilità territoriale, consentitemelo, lo sport porta visibilità sul territorio. Quindi io mi immagino che questo impianto potrà anche ospitare degli eventi. Assolutamente, adesso ovviamente bisogna vedere un pochino come si svilupperà il progetto, però come giustamente dicevi tu, sia col sindaco Michele Laricchia e tutta l'amministrazione comunale di Capurso è vicinissima allo sport. Ho avuto modo in questi anni, cioè prima di stabilirmi a Capurso, di girare in altri paesi e la cultura sportiva che c'è a Capurso non l'ho trovata in altre situazioni, quindi diciamo, siamo grati all'amministrazione per la vicinanza che mostra nei nostri confronti. Questa è sempre positiva come cosa, nel senso che quando ci sono le pubbliche amministrazioni attente allo sport bisogna approfittarne nel senso più sportivo del termine. Va bene, Gesar, io ti ringrazio, grazie soprattutto per tenere sempre alta la bandiera della nostra regione, della tua città e ovviamente della società sportiva presso cui ti alleni.
ovviamente riprenderai tu allenamenti, non ti sei fermato, prima scherzavamo, qui non ci si ferma mai. Giusto un cenno su quello che è il momento che vive il tuo progetto a livello di pesistica olimpica. Non ci siamo preparati nulla, nel senso che i corsi vanno avanti, sì, assolutamente. La sezione agonistica va avanti. Ovviamente, come tutte le attività che fanno agonismo, non c'è la possibilità, né la voglia né la possibilità di fermarsi, quindi la squadra agonistica continua ad allenarsi sempre, si allenerà durante il periodo natalizio. Abbiamo la sezione di cross training slash stenathlon che sta crescendo e parteciperà anche ad eventi agonistici. E i primi del calendario sono previsti a fine gennaio, inizio febbraio 2023. E ovviamente coltiviamo anche l'amore per l'educazione dello sport verso i più piccoli e quindi 3 volte a settimana abbiamo un corso dedicato ai bambini che vanno dai 5 ai 10 anni. Quindi fanno educazione motoria, alfabetizzazione motoria, facendoli appassionare allo sport in generale. Poi insomma le loro attitudini si vedranno col tempo e noi speriamo che rimangano come se fosse una sorta di cantera, no? Quindi di costruirci dei ragazzini, degli atleti per il domani. Però ovviamente poi ognuno sceglierà in base alle proprie attitudini. Io sfrutto sempre questo format perché sostanzialmente siamo una vetrina, quindi ci occupiamo di promozione. Quindi invito anche i più curiosi che vorranno provare a praticare una delle discipline offerte dalla pesistica Capurso, anche perché poi allenarsi a fianco di campioni, non ti montare la testa, è sempre, credo, affascinante ed è di stimolo per migliorarsi, per stare bene fisicamente e anche per raggiungere traguardi a livello agonistico. Io chiudo qui la puntata, grazie Cesar, grazie Marco, grazie a te. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.